Envato Element è una piattaforma ideale per designer, agenzie di marketing, blogger, aziende, studenti e altri professionisti del digitale che, a fronte di un abbonamento mensile o annuale, permetterà di scaricare milioni, e se dico milioni, sono veramente milioni, di risorse digitali, come vi dicevo, con un solo abbonamento. Per maggiori approfondimenti vi consiglio di leggere la mia guida definitiva su Envato tratta dal mio blog. Vi lascio il link in descrizione e sempre in descrizione vi indicherò i marcatori di capitolo. Io sono il prof Marco Fumo, benvenuti nel mio canale. Se volete sempre rimanere aggiornati sull'uscita dei miei prossimi video, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per non perdervi le notifiche. Entriamo un attimo nel mio PC e vediamo come funziona. In questo momento, come potete vedere, ci sono più di 3 milioni di foto, più di 1,5 milioni di stock footage e le risorse digitali sono complessivamente più di 5 milioni e 800 mila. Così distinte, stock video, video template, musica, effetti sonori, template grafici e scendendo. Portiamo la pagina in basso, potremmo vederli meglio in anteprima. Per esempio, nei video template basta appoggiare sopra il cursore e potete vedere meglio come si sviluppano. Poi abbiamo effetti sonori e altro materiale digitale. Veramente le risorse sono infinite. L'abbonamento mensile, mentre stiamo registrando questo video, è di 14,50 euro, mentre per gli studenti è di 10 euro al mese. Periodicamente vi sono comunque delle offerte che vi consiglio di non lasciarvi scappare e per essere sempre aggiornati su scontistiche, coupon e offerte varie, cliccate sul link che vi lascio in descrizione. Io utilizzo tantissimo Envato Elements per le immagini del mio blog, per scaricare stock video e basi musicali che utilizzo nel mio canale YouTube, ma soprattutto lo utilizzo nei miei progetti didattici. La convenienza dell'abbonamento c'è ed è reale. Se infatti pensate che in media un brano musicale costa circa tra i 10 e i 15 euro e i video o stock costano intorno ai 20 euro, il risparmio è notevole e lo è ancora di più se pensate di creare molti progetti. Senza contare milioni di immagini ad alta risoluzione, elementi grafici, effetti sonori, persino vi sono anche plugin e temi per i vostri blog. Proprio un'infinità di risorse. Envato vi permetterà inoltre di creare un progetto contenitore. Cos'è? È una sezione all'interno del vostro account denominata My Collection, dove potete associare ad un dato progetto tanti elementi con una sola licenza di utilizzo. Che cosa vuol dire? Per esempio, se per un nostro cliente stiamo realizzando un sito, cosa faccio allora? Cerco i template più adeguati, cerco le infografiche, cerco i fonts, perché anche su Envato è possibile scaricare proprio una miriade di font, cerco i plugin, insomma tutto quello che mi serve. Tutto questo materiale lo inserisco in questo contenitore e so già che in questo progetto contenitore, quindi con tutti gli elementi che lo costituiscono, avrò una sola licenza d'uso e sarò in regola con una sola licenza d'uso. Altra cosa davvero importante di Envato sono i filtri di ricerca. Envato Elements mette anche a disposizione molti strumenti per affinare e velocizzare la ricerca, grazie a questi filtri che sono molto avanzati. Per esempio, per rendere più semplice la ricerca di un brano musicale di vostro interesse, è possibile filtrare per genere musicale, mood, strumento musicale, voce, lunghezza, tempo. Tutti questi filtri renderanno la ricerca molto più efficiente ed efficace e vi faranno risparmiare tantissimo tempo.
Vogliamo parlare dei template grafici? Altra risorsa interessante di Envato Elements su cui voglio soffermarmi sono appunto i template grafici di After Effects, che modifico all'occorrenza per realizzare loghi e animazioni in tempi brevi, ottimizzando così budget e risorse. Perché con questo video voglio consigliare Envato Elements, ma non solo ai professionisti, ma anche a youtuber, blogger e chi utilizza appunto gli asset digitali. Mi sento di consigliare Envato Elements senza dubbio perché nel suo settore è sicuramente uno dei migliori servizi al mondo, per non dire il migliore. Esistono anche altre risorse gratuite online? Sì, esistono. E ogni tanto devo dire che le utilizzo anch'io. Il problema di questi contenuti gratuiti qual è? Che oltre a essere pochi, io ho visitato altre piattaforme, non sono ben organizzati e questo rende la ricerca lunga ed estenuante. Un altro aspetto molto interessante di Envato Elements è la possibilità di condividere l'abbonamento con altre persone. Infatti, se siete dalle 3 alle 5 persone, potrete anche risparmiare fino a un 30% sull'abbonamento annuale. Inoltre, gli studenti, nel momento in cui stiamo realizzando questo video, pagherebbero 10 euro anziché 14,90 euro. Però gli studenti devono dimostrare di essere appunto studenti, indicando in fase di sottoscrizione la propria mail istituzionale, cioè quella di appartenenza alla loro scuola. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo, iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per non perdervi uscite dei miei prossimi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!